seguito della sospensione l'ufficio ha necessità di fare delle ricerche perché dalla documentazione, non solo sulla documentazione cartacea, ma anche nel file dei computer per riscontrare l'invio o meno della comunicazione del bando per la pubblicazione. Quindi ha chiesto di, ed è considerato che insomma, l'importanza del punto all'ordine del giorno e la necessità dell'ente di avere il collegio del revisore, ha chiesto una mezz'oretta di tempo per farsi fare le ricerche e poi riprendere. Quindi metto a votazione la sospensione del consiglio. Non si può poi trattare, dobbiamo proseguire con il secondo punto dell'ordine del giorno. Quindi andiamo per ordine, facciamo una ricerca. Siamo entrati nel punto. Quindi da un punto di vista procedurale. Il consigliere Amato che ha fatto delle considerazioni. Presidente, fa vedere che non è costruttivo. Se richiede tempo, giustamente, come lo richiede di fare queste ricerche, perché ne so, pensiamoci anche un'oretta, così magari poi dopo discutiamo questo com'era sulla cosa. Quindi se richiede più tempo facciamo fare gli accertamenti del caso, perché è importante, perché se si procede poi c'è l'eccezione del bando di quello che ne può derivare. Diamo il più tempo possibile al dirigente di fare gli accertamenti. Quindi facciamo una sospensione. Troviamo la soluzione di mezzo e facciamo invece fino alle 10:30, abbiamo 40 minuti di tempo. Io penso che l'ufficio ha tutto il tempo necessario per dare una risposta concreta. Quindi mettiamo in votazione la sospensione del consiglio comunale per 40 minuti, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Il consiglio approva. La seduta riprende alle 10:30.